Coach Blengini, sembrava una partita ben indirizzata con i primi due set, poi però la pallavolo è questa, alla fine è andata male. Ma sì, il rammarico c'è per come la partita era andata. In realtà noi siamo in un momento di grande difficoltà, non di risultati. I ragazzi stanno dando tutto quello che hanno, noi andiamo in campo con gente che fa fatica a saltare e che non salta tutta la settimana per poter saltare, per poter abbozzare il salto. Ogurchak stasera si è visto chiaramente, oltre che normalmente attacca molti palloni, oggi ne ha attaccati pochissimi, proprio quelli indispensabili. Non poteva praticamente saltare, batteva flot, si aggiustava con pallonetti e pallette perché ha un problema, solo che Cisolla è fuori per infortunio, però abbiamo stretto i denti. È chiaro che poi anche in queste condizioni sei avanti 2-0, perdi 25-23, 16-14 il qui, 25-23 il terzo, 16-14 il quinto, dispiace, perché all'interno di quei set lì ci sono stati almeno un paio di situazioni che potevano essere gestite meglio. Però io ho chiesto alla squadra di prima della partita di non stare a pensare a tutto quello che ci manca, agli allenamenti, al fatto che non riusciamo a essere al completo neanche per allenare, per far mantenere buono il nostro livello di gioco, ma pensare a quello che abbiamo, metterlo tutto in campo e vedere se bastava. E l'hanno messo tutto, perché anche dopo essere stati avanti 2-0, recuperati 2-2, tie break sotto di brutto nella prima parte, siamo riusciti ad andarli a prendere 14 pari. E che credo che questo sia la dimostrazione. Poi è chiaro che a me non piace mai trovare gli aspetti positivi quando si perde, perché secondo me è un atteggiamento un po' da mediocre, a me non piace. Però tra gli aspetti positivi c'è questo, anche perché con queste situazioni qua io ho dovuto schierare in alcuni momenti, non so se ve ne siete resi conto, in una posizione ho messo il libero di riserva in prima linea. E queste sono cose che un allenatore è costretto a fare quando proprio non ha la coperta corta, proprio non la trova, no? Però vabbè, che devo dire, mi porto a casa il punto, ci portiamo a casa il punto, ci portiamo a casa l'orgoglio di aver lottato fino alla fine con i mezzi che avevamo, il dispiacere di aver perso delle occasioni anche in alcune piccole banalità che si potevano fare meglio e che magari facendo meglio anche in queste condizioni potevamo fare più punti. Pazienza.